Adesso. Prego. Allora, prima slide. Togliere la riunione in fase di registrazione che cancella. Allora, il perché delle mancate sinergie del PNR è il titolo della relazione introduttiva. Seconda slide. Come voi sapete, il PNR italiano è articolato in 16 componenti raggruppate in 6 missioni. La prima riguarda la digitalizzazione, la seconda la rivoluzione verde e la transizione ecologica con 4 componenti, la terza le infrastrutture per una mobilità sostenibile, 2 componenti. La missione 4 riguarda istruzione e ricerca, la missione 5 inclusione e coesione, la missione 6 riguarda la salute. Naturalmente ci concentreremo sulla missione 2 e 3. Prossima slide. Quali sono i limiti del PNR? E questi influenzano moltissimo la possibilità di sinergie e quindi di rafforzamento della resa degli investimenti e dei singoli progetti. Il piano che è stato inviato a Bruxelles è certamente più adeguato della prima versione che venne inviata al Parlamento il 12 gennaio scorso, ma ovviamente la task force messa in piedi dal presidente Draghi in meno di 3 mesi non poteva fare miracoli. Ha certamente migliorato e di non poco il testo del piano. Ma però purtroppo la struttura complessiva non è stata modificata e quindi anche la versione attuale è prevalentemente la somma di progetti, purtroppo concepiti spesso come compartimenti stagni perché è mancato un coordinamento preventivo. Una governance a monte non c'era, per fortuna adesso avremo una governance a valle per la gestione del PNRR che dovrebbe migliorare le cose. Quindi rimane privo di una visione complessiva e quindi di una strategia e questo ha reso difficile individuare le sinergie che in molti casi c'erano o potevano esserci tra i singoli progetti. La prossima slide. Innanzitutto c'è un punto debole del PNRR che di fatto impedisce sistematicamente le sinergie. Io qui ho riportato 3 testuali passaggi del PNR. Il primo cosa ci dice? Che tutte le misure messe in campo contribuiranno a raggiungere e a superare gli obiettivi definiti dal PNIEC in vigore. Poi ci dicono che il PNIEC, come tutti sappiamo, è attualmente in corso di aggiornamento e di rafforzamento. Quindi, non essendo stato, come era auspicabile, fatto questo aggiornamento prima della stesura del PNRR, non saranno puramente casuali le sinergie tra i progetti di questo piano e il PNIEC aggiornato, di cui mancano ancora le indicazioni. Anche l'economia circolare, viene detto nel PNR, è tra le riforme da attuare entro giugno 2022. Quindi evidentemente ancora per 11 mesi noi ci muoveremo con progetti già predefiniti e approvati che non hanno alcun riferimento agli obiettivi che dovrà avere l'economia circolare e quindi è di fatto impossibile. Sarà un terno al lotto se in qualche caso ci sarà una sinergia per progetti attualmente proposti e la strategia per l'economia circolare. Un discorso analogo vale per la strategia dell'idrogeno, che appunto il PNR di nuovo dice sarà di prossima pubblicazione,
Malgrado gli investimenti nella produzione e trasporto di idrogeno, non sono trascurabili all'interno, sono diversi miliardi all'interno del PNRR. Quindi per transizione energetica, filiere dell'idrogeno ed economia circolare, e non è poco, nel PNRR non è stato possibile individuare sinergie, perché non ci sono i riferimenti o aggiornati o nuovi. Prossima slide. E adesso veniamo alle due missioni che esaminiamo. Come vediamo, la missione 2 ha quattro componenti, totale è la più consistente, sono più di 59 miliardi di euro, e sommata alla 3, che sono 25, è la parte più consistente, evidentemente, del PNRR, ma come vediamo c'è già all'interno di questa suddivisione una grossa incongruenza. La componente 2 della missione 2 si intitola Energie rinnovabili, idrogeno, rete e mobilità sostenibile. Cioè, in mezzo ad altre cose è messa anche la mobilità sostenibile. Se poi vado alla missione 3, vedo che la componente 1 è investimenti sulla rete ferroviaria, la componente 2 è intermodalità e logistica integrata, che sono strettamente, sono temi come recita questa missione legati alla mobilità sostenibile. Quindi sono addirittura separati in due missioni diverse i temi della mobilità sostenibile. Prossima slide. E questo evidentemente ha portato, come vedremo immediatamente, a proporre indirizzi contraddittori, perché sono state elaborate e gestite separatamente come due compartimenti stati e hanno quindi indirizzi contraddittori. Prossima slide. Infatti si può ben dire che la mano destra ignora cosa fa la mano sinistra, perché la componente 1, mi soffermo su questa perché è la più interessante, della misura 3 riguarda gli investimenti sulla rete ferroviaria e sono destinati innanzitutto al completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità e ad alta capacità, ma anche all'integrazione tra questi e la rete regionale. Perché l'obiettivo principale è potenziare il trasporto su ferro di passeggeri e merci, aumentando la capacità e la connettività della ferrovia e migliorando la qualità del servizio lungo i principali collegamenti sia nazionali che regionali, ma sempre con riferimento a linee elettrificate. Cioè, in questa componente non vi sono riferimenti ad altro che a linee di trasporto elettrificato. Se invece vado sull'intervento sulla mobilità sostenibile contenuto nella missione 2, ebbene, prevede la conversione verso l'idrogeno delle linee ferroviarie non elettrificate in regioni caratterizzate ad elevato traffico in termini di passeggeri, con un forte utilizzo oggi di treni diesel, e cita Lombardia, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Calabria, Umbria, Basilicata, in pratica, non dico tutta, ma la quasi totalità delle linee non attualmente elettrificate. Mentre se si va a vedere all'interno di quanto sta scritto nella misura 3, è prevista la elettrificazione di gran parte di questi settori che ancora non lo sono. Quindi, evidentemente, qui c'è il rischio non solo di non fare sinergie, ma addirittura arrivare a conflitti di competenza, a conflitti di interesse che la governance attuale, che è una governance finalmente ed è stata approvata in prima lettura da uno dei due rami del Parlamento e secondo la prassi
secondo ramo quasi certamente la ratificherà, tal quale la lettura di questa governance auspicabilmente riuscirà a superare queste incongruenze che però tuttora ci sono, ma vanno tempestivamente risolte, perché altrimenti rischiamo di sprecare inutilmente il fondo, magari realizzando un obiettivo, ma con un obiettivo opposto in un'altra missione. Avanti. Prossima slide. Anche la contiguità tra i progetti, essendo progetti a compartimenti stagni, non aiuta la sinergia. Per esempio, nella componente 1 della missione 2 stanno insieme stranamente due cose, l'economia circolare e l'agricoltura sostenibile. Ora, già questa è una stranezza, perché l'economia circolare è un obiettivo trasversale che attraversa tutta la transizione ecologica. Quindi non si capisce perché rientri in un settore specifico accompagnata all'agricoltura sostenibile. Ma nemmeno questa contiguità, cioè messi insieme agricoltura ed economia circolare, questa contiguità ha aiutato a identificare possibili sinergie. Per esempio, il piano, pur essendo la parte riguardante l'agricoltura sostenibile nella stessa componente dell'economia circolare, dell'obiettivo economia circolare, si limita a dire che la componente ha come obiettivo, sacrosanto per carità, una filiera agroalimentare sostenibile che migliori la competitività delle aziende agricole, che migliori le loro prestazioni climatico-ambientali, che rafforzi le infrastrutture logistiche del settore, che riduca le emissioni di gas serra e sostenga la diffusione dell'agricoltura di precisione e l'ammodernamento dei macchinari. Tutte cose sacrosante. Ma vediamo la seconda parte di questa slide. Prego. Cosa ignora questo obiettivo? Ignora un dato che, secondo la Commissione europea, la politica agricola comunitaria deve sfruttare il potenziale dell'economia circolare e favorire attraverso questo strumento la multifunzionalità dei sistemi agricoli. Quindi anche la completa integrazione tra attività agricola e produzione di energia. Prossima slide. Ora, però, cosa succede? Che il biogas biometano, che nel piano ha un ruolo rilevante sia come stanziamenti che come obiettivi, è all'interno di un altro progetto. Per cui nel progetto agricoltura non c'è nessun riferimento alle esperienze italiane del biogas fatto bene, che è la parte fondante dello sviluppo del biogas biometano in Italia, che è un modello di economia circolare realizzato, questo è l'importante, grazie all'integrazione tra la produzione agricola e quella energetica, tra l'altro con i grossi impianti come sono i digestori anaerobici, che sono a terra su terreno agricolo. Questo riferimento manca ed è importante, perché da un lato l'esempio del biogas fatto bene mette in evidenza che proprio l'integrazione tra produzione energetica e produzione agricola mette a disposizione risorse per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione, per lo sviluppo dell'irrigazione goccia a goccia, per lo sviluppo di un'agricoltura che minimizza gli sprechi e addirittura ha un assorbimento negativo, cioè c'è una carbon soil sequestration, tutte cose che mettono in evidenza i vantaggi tra integrazione agricola e integrazione energetica, che essendo il progetto biogas alimentare da un'altra parte viene totalmente ignorato
E per cui i parchi agroceolari che sono citati in questa componente riguardano soltanto l'installazione di pannelli solari sui tetti degli edifici agricoli. Ma l'agrofoltaico è inserito in un altro progetto, ha un obiettivo molto modesto. Proseguimento della slide, per favore. Pertanto, questo ha delle conseguenze, il fatto di non avere valorizzato e quindi di conseguenza fissato obiettivi, diciamo, più congruenti con gli obiettivi del 2030 per quanto riguarda l'agrovoltaico e i parchi agrisolari, ha come conseguenza che il terreno agricolo, che avrà un ruolo importante nell'installazione di impianti a fonti rinnovabili, questo ruolo viene minimizzato, per cui il piano pensa di risolvere il nodo cruciale della localizzazione dei nuovi impianti di produzione elettrica, minimizzando quelli a terra, cioè riservando soltanto in larghissima misura aree non agricole, e propone di realizzarli in misura importante sviluppando impianti rinnovabili offshore. Certamente lo sviluppo di impianti rinnovabili offshore è un obiettivo da perseguire con la massima determinazione, ma non è pensabile che sia l'obiettivo che consente di contribuire in misura decisiva agli obiettivi al 2030. Procediamo con la prossima slide. Prossima slide, per favore. Prossima slide. La prossima. Scusate, eh. Ecco. Questa è l'ultima, ma è, secondo me, la più importante. Come voi sapete, già nel PNIEC attuale gli impianti di pompaggio hanno un ruolo importante per compensare lo squilibrio della produzione fotovoltaica tra estate e inverno. Col vecchio PNIEC, quello ancora non aggiornato, sono previsti 6.000 megawatt. Indietro, per favore, indietro nella slide precedente. Per favore, la slide precedente. No, indietro, non in avanti. Indietro, ecco, grazie. Avanti. Ecco, qui, fermiamoci qui. Come vedete, le linee, le colonnine in blu sono gli scarti mesi per mesi attraverso l'energia media prodotta nel 2015. Dagli impianti fotovoltaici in Italia, quindi è un dato reale. Quelle di colore marroncino sono la simulazione di cosa avverrà nel 2030 col PNIEC attuale. Come vedete, lo squilibrio estate-inverno aumenta notevolissimamente e questo richiede 6.000 megawatt di accumuli da parte della rete, di cui molti a pompaggio. Tuttavia è ovvio che se io aumento ulteriormente, come è inevitabile, gli obiettivi, non dimentichiamo che per quanto riguarda la parte elettrica gli obiettivi andranno molto aumentati, e quindi vediamo la prossima slide, per favore. La prossima. Uno degli obiettivi della componente 4 della missione 2 è la realizzazione di una maggiore resilienza delle infrastrutture idriche. Perché i cambiamenti climatici in atto, come i drammatici eventi di queste ultime settimane, pensiamo a cosa è successo in Germania, mettono chiaramente in evidenza, richiedono interventi per evitare che le infrastrutture idriche siano travolte dalle bombe d'acqua in particolare. A tal fine il PNR prevede investimenti in 75 progetti di manutenzione straordinaria per potenziare e completare
le infrastrutture di derivazione e stoccaggio dell'acqua, cioè sono bacini distribuiti sul territorio, in particolare nel sud d'Italia, nelle isole, per un totale di investimenti di 2,49 miliardi. Avanti con la slide, per favore. Allora, noi dovremmo avere un sistema elettrico con gli obiettivi nuovi al 2030, dove i 70 megawatt addizionali da aggiungere a quelli attualmente esistenti, per 50 circa saranno fotovoltaici. Quindi non ci se la farà solo con impianti di pompaggio centralizzati, perché praticamente tutti i siti disponibili sono già stati quasi tutti assorbiti dalla quota dei famosi 6.000 megawatt già previsti per il 2030. Per cui l'utilizzo dei bacini inferiori, che già prevede i 75 progetti prevedono di realizzare, sarebbe fondamentale, visto che si spendono già soldi, aggiungo alcuni a fondo perduto, un'occasione irripetibile per risparmiare. Però evidentemente, se questo viene ignorato, come tuttora rimane ignorato nel PNRR, nella localizzazione degli stoccaggi magari basterebbe spostarlo di un chilometro per metterlo sotto un'altura che consente convenientemente di completare con un impianto distribuito di pompaggio su un bacino superiore, e evidentemente questo oggi sarà un terno all'otto se non si interviene dando queste indicazioni aggiuntive. Cercate di metterle dove è possibile fare un impianto distribuito di pompaggio, e questo rischia veramente di utilizzare in modo non ottimale i miliardi di finanziamento previsto. Prossima slide. Prossima slide. Ecco, concludo con questa definizione di sinergia che a me piace molto. È di Fuller, un famoso architetto, quello che praticamente ha sviluppato le cupole geodetiche ed è stato anche un antesignano delle fonti rinnovabili. Secondo Fuller, sinergia significa che il comportamento dell'intero sistema non è predicibile dal comportamento delle sue parti. Ora, soltanto mettendo le parti in sinergia, e questi sono molti, ho citato solo alcuni casi eclatanti, ma ci sono tanti altri, impedisce di avere il comportamento ottimale che senza la sinergia non si riesce neanche a vedere. Il caso dei bacini idrici, se non si pensa a questa cosa non si vede la possibile completamente. È impossibile da fare. Grazie, prego di chiudere la presentazione e passiamo subito, mi scuso per gli inconvenienti, al secondo intervento, che è sulla mobilità sostenibile. Relatore è Federico Caieno, che è il capo della mobilità in Italia di Enel. Prego, parola a Federico. Buongiorno, buongiorno e grazie per l'invito a questo seminario. Diciamo, il mio intervento sarà molto breve relativamente a quello che si sta facendo in termini di sviluppo dell'infrastruttura di ricarica per diciamo, accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia. La mobilità elettrica ormai è una realtà, il mercato ha decisamente scelto per questa tecnologia, e gli investimenti che i produttori di vetture stanno mettendo in piedi per lanciare nuovi modelli è decisamente indirizzato all'elettrificazione di tutti i tuoi modelli. Quindi è una responsabilità importante per tutti gli operatori che investono per infrastrutturare il paese, completare questi piani, attuarli, rendere efficiente l'infrastruttura di ricarica che abbiamo sul territorio nazionale. Noi siamo in Italia con quasi 13.000 punti di ricarica installati su tutto il territorio nazionale,
totalmente in Italia ci sono 23.000 punti di ricarica. Il nostro piano, lo stato attuale è diciamo un momento transitorio del piano che abbiamo lanciato nel 2018. Noi contiamo di finire l'anno con 14.000 punti di ricarica e lavoriamo per assicurare la resilienza di questa infrastruttura di ricarica, cioè garantire che questi punti di ricarica siano diffusi su tutto il territorio nazionale. Oggi, grazie a questo piano e grazie all'investimento che altri operatori hanno fatto oltre Enel X per infrastrutturare il territorio nazionale, l'Italia ha recuperato gran parte del territorio che diciamo all'inizio, diciamo, parliamo di 4-5 anni fa, la distanziava da tutti gli altri paesi europei. Quindi oggi in relazione al rapporto veicoli elettrici, infrastrutture di ricarica, l'Italia non è più fanalino di coda in Europa. Quello che però è la situazione attuale è che il mercato sta effettivamente si sta sviluppando e quindi l'impegno di tutti gli operatori deve essere costante e continuo. Dal punto di vista della tecnologia, e qui entro sul discorso del PNRR, che al di là delle incongruenze, delle mancate sinergie, però ha un elemento portante importante che per l'Italia non è scontato, cioè il fatto che finalmente esiste un investimento, una quota di investimento del piano dedicato proprio allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica e alla mobilità elettrica. Quindi quello che è importante è mantenere il trend di sviluppo delle auto elettriche, del mercato delle auto elettriche, e quindi continuare fin tanto che è necessario, quindi fin tanto che esiste un gap tra costo di acquisto dell'auto elettrica e costo di acquisto di un'auto vecchia, tradizionale, a benzina o diesel, continuare a incentivare proprio per ridurre questo gap e consentire al cliente di comprare un'auto elettrica ipotizzando lo stesso impegno di acquisto che farebbe comprando una vecchia vettura a combustione interna. Per la prima volta appunto esiste questo ammontare di finanziamento predisposto per la mobilità elettrica, e quello che è importante saranno le regole attuative di questo piano per consentire appunto di sostenere la domanda e magari nel piano infrastrutturale non sostenere tanto l'infrastrutturazione omogenea, che ormai è un dato di fatto, appunto 14.000 nostri punti con gli altri 10.000 che crescono degli altri operatori rappresentano una substrato già consistente di infrastrutture di ricarica che garantisce una copertura diciamo del territorio nazionale di punti di ricarica. Quello che è importante è sostenere invece lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica ad alta potenza e sostenere anche quelle implementazioni che consentono di offrire servizi alla rete elettrica tramite soluzioni, tramite la mobilità elettrica. Quindi l'idea fondamentale è sfruttare la flessibilità che la mobilità elettrica abilita, quindi sfruttare i milioni di batterie, piccole batterie, relativamente piccole batterie connesse alle stazioni di ricarica, che possono offrire alla rete elettrica. Quindi una parte importante del piano di investimenti, di sovvenzioni, dovrà essere portato proprio per incentivare le infrastrutture di ricarica ad alta potenza e incentivare l'erogazione di servizi che possano essere di aiuto alla migliore gestione della rete elettrica. Solo così si genera un ciclo virtuoso che può mettere a frutto questi investimenti per non tanto sostenere la domanda di qualche anno, ma diciamo abilitare un circolo virtuoso che si ripeta costantemente nel tempo. Quindi questo è il nostro piano. Noi diciamo in quest'anno contiamo di installare di investire particolarmente nell'infrastrutturazione ad alta potenza, e quindi l'idea è quella di far sì che il PNRR sia in linea con questa evoluzione del mercato e questa focalizzazione sulle infrastrutture ad alta potenza. Grazie. Ringrazio Federico, direi che ha messo in luce quella che è l'unica modalità possibile per evitare il classico esempio del serpente che si mangia la coda. Perché noi sappiamo che uno può pensare
aspetto a installare le infrastrutture quando si sviluppa la mobilità elettrica e dall'altra parte aspetto a sviluppare la mobilità elettrica quando la mobilità elettrica avrà un numero sufficiente di infrastrutture. Da questa circolo vizioso si esce soltanto in un modo, che è quello di anticipare la realizzazione di un numero adeguato di infrastrutture, perché senza un numero adeguato di infrastrutture certamente lo sviluppo della mobilità elettrica subirebbe forti ritardi. E quindi questa è la linea, secondo me, e credo secondo tutti, molto importante. E tra l'altro, soprattutto l'accenno allo sviluppo delle infrastrutture a ricarica rapida, che sono oggi le più carenti in Italia, se guardo le proporzioni, che certamente anche questo è un obiettivo da perseguire, perché fin quando non saranno disponibili veicoli elettrici con batterie allo stato solido, che avranno tempi di ricarica molto più rapidi di quelli delle batterie a ioni di litio, avere capacità di ricarica ultra rapida è fondamentale per lo sviluppo di questo settore. Ringraziando di nuovo Federico, do la parola per la relazione sull'idrogeno e torno a proposito la cosa che sottolineavo nella mia introduzione, è l'esigenza di una strategia nazionale. Do la parola a Dina Lanzi, Head of Technical Hydrogen di SNAM, cioè dell'azienda italiana massimamente impegnata nello sviluppo di questa tecnologia. Prego, Dina. Grazie mille, buongiorno a tutti. Proietto delle slide. Non ha funzionato bene. Ok, sono visibili, immagino. Ci vediamo benissimo, grazie. Perfetto, grazie. Innanzitutto, diciamo, cosa sta facendo SNAM? Beh, sicuramente, diciamo, il ruolo principale di SNAM è ben conosciuto, è la principale, il principale operatore di infrastrutture di trasporto gas in Italia, ma anche in Europa, perché poi vedremo che ha anche acquisito degli asset a delle partecipazioni in Europa. È quello che magari è meno noto è che comunque SNAM ormai ha avviato da diverso tempo tutta una serie di attività su business di energy transition in generale. In particolare, ecco, come dicevo, è attiva su vari fronti, sia in Francia, dove ha acquisito Terega, che è una compagnia appunto di trasporto francese, in Austria, in Grecia con Desfa, e ultimamente ha acquisito anche degli asset di ADNOC negli Emirati. Dicevo, quello che magari si sa meno è l'attività che SNAM sta facendo in ambito di energy transition. Quindi diciamo che siamo partiti con la mobilità, in particolare una mobilità che a suo tempo era più concentrata sul CNG, sull'LNG, e adesso ovviamente ha aperto le porte anche all'idrogeno, quindi mobilità più orientata sul trasporto pesante e sulla decarbonizzazione progressiva di questa tipologia di utilizzi. Ha integrato SNAM for Efficiency, l'unità che si occupa appunto di efficientamento energetico, e poi due green gas per eccellenza, quindi il biogas, in particolare il biometano con SNAM for Environment, e adesso l'ultima nata è l'idrogeno, con appunto nel 2019 è stata lanciata la business unit idrogeno, siamo circa una cinquantina di persone e ci occupiamo appunto di questo, del lancio di questo vettore energetico. In particolare in quest'ambito l'anno scorso abbiamo acquisito delle partecipazioni anche nei fornitori di tecnologia, quindi in ITM Power, che è un fornitore di elettrolizzatore, che è appunto il generatore di idrogeno con tecnologia PEM, e De Nora, che è un'eccellenza italiana che produce elettrodi per l'elettrolisi alcalina.
Idrogeno può essere di diverse forme, l'idrogeno grigio, idrogeno blu e idrogeno verde. L'idrogeno grigio è quello che viene già utilizzato oggi tipicamente nell'ambito delle raffinerie, quindi nei settori o dei fertilizzanti. Questo qua però è un idrogeno che viene prodotto da gas naturale con emissione di CO2. L'idrogeno blu è un, diciamo, parente dell'idrogeno grigio perché si produce allo stesso modo, però con accoppiato un sistema di cattura della CO2 che ne abbassa notevolmente le emissioni. E poi c'è l'idrogeno verde, che è l'ambizione più importante, che è una produzione totalmente verde, quindi diciamo parte da rinnovabili e quindi ha lungo tutta la sua generazione, dalla generazione fino all'applicazione emissione zero, perché l'idrogeno bruciando è l'unico combustibile che emette vaporacque, quindi non emette CO2. Se l'idrogeno stesso viene anche prodotto da rinnovabili, in tutto il ciclo è praticamente a emissioni zero. Come viene utilizzato l'idrogeno? I punti di forza quali sono? Sicuramente viene utilizzato nei settori hard to abate, quelli che si chiamano, diciamo, settori difficili da elettrificare, e quindi proprio le raffinerie, i settori ad alta intensità energetica, quindi il settore dell'acciaio, il settore delle ceramiche, del vetro, tutto quello che ha bisogno di alte temperature tutti i processi che hanno bisogno di alte temperature. Viene utilizzato per i trasporti, treni, heavy truck, quindi diciamo trasporti su lunga distanza di beni, e poi soluzioni correlate all'idrogeno sono le soluzioni, le fuel cell, che vengono sostanzialmente dei sistemi di generazione di energia elettrica che partono dall'idrogeno, sono le pile a combustibile già note da tempo, e possono essere utilizzate appunto per il settore terziario, negli Stati Uniti sono utilizzati per esempio per dare continuità ai data center, per fornire energia elettrica in maniera continuativa ai data center, oppure anche per il famoso sector coupling, cioè per accoppiare la rete di trasporto gas con la rete elettrica. SNAM diciamo che lavora su tutta la filiera perché ritiene appunto che un po' anche andando incontro a quello che si è sentito fino adesso, ritiene che ovviamente questo tipo, introdurre un nuovo vettore energetico all'interno del mix richiede chiaramente un coordinamento di tutti i settori. Quindi SNAM in questo senso lavora su tutta la filiera con delle partnership e con delle modalità di collaborazione proprio per attivare questo tipo diciamo per trarre il massimo beneficio e dare un boost all'introduzione di questo vettore. In particolare, diciamo, gli asset fondamentali per SNAM sono gli asset di trasporto e gli asset di stoccaggio, ed è lì che sta lavorando sui propri asset caratteristici, proprio per abilitarli al trasporto di idrogeno, sia con un blending di idrogeno e gas naturale in prima battuta, ma poi anche pensando a dei tratti di rete dedicata. Cosa sta facendo quindi come quello che noi chiamiamo le readiness dell'infrastruttura di trasporto? Sta lavorando sulle pipelines e nel 2019 sono state effettuate anche delle prove di iniezione di una miscela fino al 10% nel sud Italia, nelle zone di Salerno. Questa iniezione è stata fatta appunto su un tratto di rete che era già operativo e ha alimentato due clienti industriali. La cosa interessante è stata che, diciamo, per tutto il periodo della prova non è stato necessario fare nessun tipo di modifica né sugli asset di SNAM né anche su i processi dei clienti finali, che quindi hanno potuto gestire questo 10% in volume di idrogeno senza fare nessun tipo di investimento sui loro asset. SNAM ha emesso i nuovi standard interni di normativa interna, quindi vuol dire che tutto quello che viene costruito a partire da oggi è già intrinsecamente hydrogen ready, è già pronto per il trasporto di idrogeno, perché le nuove normative prevedono appunto questo. E si sta facendo, diciamo, un assessment di tutti i 33.000 km di rete italiana ad alta pressione per verificarne la compatibilità con il trasporto dell'idrogeno, fino al 100% di idrogeno, quindi un retrofitting completo di parti dell'infrastruttura per il trasporto dell'idrogeno. La stessa cosa si sta facendo sulle stazioni di compressione, che sono un po' il collo di bottiglia, perché sono quelle che più che altro avrebbero
bisogno di essere modificate in caso di trasporto di idrogeno e abbiamo da questo punto di vista valutato anche con i fornitori appunto delle macchine che tipo di miscela è in grado attualmente di accettare il parco di compressione che abbiamo ad oggi. Ovviamente si sta lavorando anche sul nuovo per avere invece delle macchine che possano in qualche modo essere utilizzate per la movimentazione di gas naturale in blending fino appunto alla movimentazione di idrogeno. Altro tema importante è lo storage underground, perché diciamo l'ambizione è quella di rendere disponibile tutti gli asset di SNAM e lo storage sotterraneo ovviamente fornirebbe proprio per la caratteristica e per la mancata continuità del tipo di rinnovabili che stiamo pensando appunto di introdurre per la produzione di idrogeno verde, fornirebbe proprio quella continuità e quella possibilità di integrazione che sarebbe molto utile al sistema. Allo stesso modo stiamo lavorando con i TSO, con gli altri trasportatori europei per diciamo inquadrare la stessa cosa anche a livello europeo e quindi immaginare diciamo lo sviluppo in futuro anche di una rete dedicata all'idrogeno. Le tecnologie ne abbiamo già parlato, quindi gli elettrolizzatori per fornire energia sotto forma di idrogeno completamente verde, quindi verde lungo tutta la filiera, quindi alimentati da fonti rinnovabili, che possono alimentare, come dicevamo, mobilità, industria, attendere magari anche soluzioni in blending per il riscaldamento domestico. E poi l'altra tecnologia sono appunto le fuel cell, che possono essere alimentate sia da gas naturale che da idrogeno che da blending di due, e che potrebbero appunto fornire energia elettrica autoprodotta, quindi sono di fatto dei sistemi di cogenerazione a basse emissioni. Giusto per darvi un po' l'idea, ritorno sul tema di tutte le partnership che sta facendo SNAM e che ha fatto SNAM nel corso dal 2019 in avanti, una volta aperta la business unit idrogeno, con soggetti lungo tutta la filiera, ed è un po' questa funzione di system integrator che stiamo portando avanti e che vede appunto sostanzialmente partnership sia con potenziali utilizzatori che con fornitori di tecnologie che con utilities per la diffusione appunto di questo vettore. Un esempio di progettualità che abbiamo portato avanti recentemente è con il Giva Group, che è una con le forgerie Antonio Vienna nella zona di Ro vicino Milano, appunto dove siamo arrivati a un mix del 30% nei processi di forgiatura. Questa attività è stata fatta con Rina, è stata prima chiaramente testata, i forni sono stati testati in laboratorio, così come gli effetti sul prodotto, e poi siamo andati direttamente sull'impianto industriale che ha lavorato per alcune settimane con questa miscela. Anche qui, diciamo, il prerequisito era che il processo fosse pronto a ricevere questa miscela senza investimenti sul processo stesso. Cioè, quello che stiamo cercando anche di portare avanti è che assolutamente si possono fare soluzioni a tendere anche completamente a idrogeno e assolutamente sono molto ben viste, ma ci sono soluzioni di transizione che possono essere fatti con relativa poca diciamo investimento da parte dei soggetti che vogliono cominciare a introdurre questo vettore energetico nel processo, perché gran parte dei processi sono già compatibili anche a percentuali abbastanza significative del 30%. Questa percentuale ha permesso di ridurre l'emissione di CO2 nel forno che è stato testato del 20%. SNAM è anche molto attiva nell'ambito dei progetti europei finanziati e quindi abbiamo vinto sei progetti nell'ambito appunto dei consorzi presentati sulle varie diciamo tool, sui vari strumenti di finanziamento europei. Anche questo pensiamo che possa aiutare molto lo sviluppo della filiera, e basta, mi fermo qui e
resto disponibile per eventuali domande o commenti. Bene. Bene, io ringrazio Dina. Direi che la sua presentazione ha coperto tutto lo spettro delle potenzialità dell'idrogeno. Ne approfitto per, visto che è stata citata anche l'utilizzo dell'idrogeno per il bilanciamento della rete, io non l'ho menzionata nelle mie slide, perché le mie slide si riferivano a interventi da fare da oggi al 2030 e difficilmente da oggi al 2030 avremo già a disposizione i volumi di idrogeno richiesti per svolgere questa funzione. Prima di dare la parola al prossimo relatore, ricordo che chi volesse formulare domande può ovviamente cliccare, formulare queste domande che ovviamente selezioneremo e esporremo ai nostri relatori. La prossima relazione riguarda uno dei temi, degli aspetti cruciali nello sviluppo del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, è che lo sviluppo delle rinnovabili e l'adeguamento della rete. Su questo interverrà Andrea Zaghi, direttore generale di Elettricità Futura, con un intervento il cui titolo è già un programma, Limitatezza dei progetti e confronto con il PNIEC. Prego Andrea. Buongiorno, grazie GB, buongiorno a tutti. Anch'io ho preparato alcune slide che mi appresto a condividere. Si vedono bene? Allora, vado. Due parole per presentare Elettricità Futura. Siamo la principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico. Rappresentiamo oltre il 70% del mercato, con oltre 75 gigawatt di potenza installata, circa 40.000 addetti e oltre 1.150.000 chilometri di linee di distribuzione. Abbiamo oltre 500 imprese associate di tutte le dimensioni, quindi dalle grandi utility alle piccole imprese, magari operative in altri settori, che però hanno effettuato un investimento in un impianto di energia da fonte rinnovabile. Partiamo dagli obiettivi del Green Deal e quindi anche dal Fit for 55. L'Unione Europea ha fissato dei target di riduzione molto importanti al 2030. In questa slide abbiamo provato a stimare quali dovrebbero essere gli apporti dei vari settori in termini di riduzione, sia in termini di riduzione percentuale delle emissioni di CO2 rispetto al valore iniziale del 1990 che viene preso a riferimento, sia anche in valore assoluto, quindi in milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Possiamo vedere come il settore elettrico al 2030, per effetto di questo nuovo target, dovrà conoscere una riduzione del 64%, sul trasporto termico considerati complessivamente abbiamo stimato una percentuale del 51% e sugli altri settori una percentuale del 57%, per un totale del 55%. Per il settore elettrico rispettare il target significherà incrementare la quota di energia rinnovabile dal 38% circa di oggi ad oltre il 70% al 2030. Poi su questo le stime possono variare anche di alcuni punti percentuali, ma l'ordine di grandezza rimane tra un 65% e un 70-72%. Quindi dal nostro punto di vista dovremmo stare intorno al 70. Cosa significherà questo in termini di investimenti e in termini anche di nuova potenza installata? Dai 55 gigawatt attuali di impianti a fonti rinnovabili si passerà a circa 125 gigawatt.
Di questi la parte più importante verrà fatta dal fotovoltaico e dall'eolico. Per il fotovoltaico prospettiamo circa 50 gigawatt di nuova potenza, per l'eolico circa 13 gigawatt. A queste due grandezze si aggiungono anche le FER innovative che coinvolgono anche fotovoltaico ed eolico floating offshore, e quindi le abbiamo tenute separate dal resto, ma sicuramente vanno ad aumentare leggermente queste due grandezze, e poi abbiamo stimato altri 5 gigawatt, un altro gigawatt, scusate, tra bioenergie, geotermico e idroelettrico che potrebbero contribuire a questo totale. Sul fotovoltaico questi 50 gigawatt, ma anche sull'eolico, saranno frutto sia di nuove installazioni greenfield, ma anche, ci aspettiamo, e questo forse vale ancora di più per l'eolico, una possibilità di revamping e repowering degli impianti esistenti che potrebbero aumentare le produttività, le potenze installate, e quindi potrebbero portare ad una maggiore quantità di energia green con un'occupazione degli spazi probabilmente anche inferiore rispetto all'attuale. Dei 50 gigawatt di nuova potenza solare, immaginiamo che circa 15 gigawatt saranno di capacità distribuita, e il residuo, 35 gigawatt, invece saranno in modalità utility scale, che potrà, poi magari lo approfondiremo in una delle slide successive, potranno essere sia su superfici industriali e commerciali, sia dal nostro punto di vista anche su superfici agricole incolte o abbandonate, o con il modello dell'agrivoltaico. Dal punto di vista macroeconomico, vediamo come gli investimenti che il settore elettrico si attende nei prossimi 9 anni sono nell'ordine dei 100 miliardi, di questi circa 50 saranno sugli impianti di generazione, circa 20 sugli impianti di accumulo, quindi a servizio degli impianti, della rete e degli impianti di generazione, e circa 30 su reti di trasmissione, distribuzione e la loro digitalizzazione. Si tratta quindi di un ingente ciclo di investimenti che andrà a rivoluzionare completamente il nostro settore, e non sarà dal punto di vista del lavoro non sarà una scelta, una transizione problematica, in quanto con le nuove tecnologie riteniamo che ci saranno molti nuovi occupati, o comunque coloro che passeranno dalle tecnologie convenzionali, coloro che non potranno più lavorare nelle tecnologie convenzionali potranno assolutamente trovare una loro nuova qualificazione nelle nuove tecnologie rinnovabili. Andiamo quindi al tema della rete, di come abbiamo visto nella slide precedente quanto impatteranno gli investimenti sulla rete. Si tratta di stime che sono state fatte nella slide precedente, immaginando che ci sia una distribuzione, non dico omogenea, ma sensata, dell'impegno che le varie regioni italiane dovranno fornire al raggiungimento dell'obiettivo. La situazione attuale però è abbastanza diversa, non essendoci una pianificazione, non essendoci un burden sharing, non essendoci anche degli incentivi o dei disincentivi alle regioni per il raggiungimento di parte dell'obiettivo nazionale, al momento la libera iniziativa imprenditoriale degli operatori sta conducendo a sviluppare progetti, a sviluppare pipeline nelle aree con una maggiore disponibilità di fonte. Questi sono dati di Terna aggiornati a fine 2020. Vedete che a fine 2020 c'erano circa 110 gigawatt di richieste di connessione di fotovoltaico ed eolico onshore, e in parte, ma una parte neppure trascurabile, anche di eolico offshore. Siamo intorno a 5 gigawatt anche di eolico offshore, e sono quasi tutte, per una percentuale molto molto alta, nelle regioni
del sud delle isole, in parte anche al centro, mentre al nord abbiamo una percentuale molto limitata del totale. Nei primi sei mesi del 2021, Terna ha fatto sapere che ci sono già quasi altri 50 gigawatt di nuove richieste, e quindi la situazione presenta un profondo squilibrio tra le diverse realtà del paese, cosa che nel PNIEC 2019 non era stata assolutamente, non dico considerata, ma era stato pensato lo sviluppo in modo completamente diverso, quindi con un apporto abbastanza distribuito di tutte le regioni del... Non lo vedo qui. Non si vede? Che diverso? No, si vede qui. Cioè, potete vedere in questa slide appunto il confronto tra quanto era stato definito dal PNIEC per le varie aree del paese e quanto invece sta succedendo nella realtà. Un altro confronto, sempre a questo, a titolo di appunto vedere come la discrasia tra PNIEC e quanto si sta invece verificando sul campo, lo potete vedere anche in questa slide. Se noi facessimo un burden sharing rispetto a quanto le richieste di connessione stanno evolvendo, avremmo 59 gigawatt della nuova potenza richiesta, i 70 gigawatt della slide 4, della slide che vi ho fatto vedere in precedenza, avremmo 59 al sud alle isole, 9 al centro, uno solo al nord-est e uno solo al nord-ovest, mentre invece nel PNIEC, che comunque dovrà essere aggiornato, ma che probabilmente non avrà una scomposizione completamente diversa da quella del 2019, i dati infatti che vedete qui sono la nostra ipotesi di evoluzione del PNIEC 2019 sulla base degli stessi presupposti che erano contenuti in quel documento. Se venisse più o meno mantenuta la stessa distribuzione, avremmo numeri molto diversi da quello che sta succedendo, e li potete vedere in questa slide. Il PNRR è stato sicuramente un passo importante verso la transizione ecologica, sebbene abbia una sua valenza più limitata nel tempo, non arriva al 2030 ma arriva al 2026, e sono stati messi una serie di elementi acceleratori, attivatori e acceleratori della transizione energetica, e quindi anche del fatto che il nostro paese poi, alla luce degli obiettivi Green Deal, possa raggiungerli. E i relatori che mi hanno preceduto sono già soffermati molto su cosa prevede questo fondamentale documento. Vorrei fare un approfondimento in questa fase, visto che parliamo di fonti rinnovabili e di settore elettrico, sul tema delle semplificazioni, il tema che anche rispetto alle richieste di connessione, che sembrerebbero promettere dei numeri ben superiori rispetto a quanto ci serve per raggiungere gli obiettivi, in realtà stiamo procedendo nei progetti effettivamente autorizzati a un passo molto molto più lento, e questo lo si vede in misura plastica anche da come sono andati le ultime aste delle GSE, con assegnazione dei contingenti del decreto FER 1, le percentuali di assegnazione, partendo da un discreto 81% al primo bando, sono scese fino al 12% dell'ultimo bando. Stiamo aspettando, poi a fine settembre avremo gli esiti del sesto bando e inizierà il settimo e ultimo bando del FER 1. Ecco, perché gli operatori non partecipano, perché gli operatori non biddano, non perché si tengano i progetti in caldo per chissà quale nuovo sistema di sostegno, ma anzi quei pochi che sono riusciti ad avere dei progetti autorizzati vanno a biddare e biddano tra l'altro con ribassi minimi, e questo quindi, sapendo di non avere concorrenti, non hanno nessun interesse a fare dei ribassi importanti, e quindi questo ha un impatto anche poi
nel livello di tariffa garantita per questi progetti che rimane più alto di quanto invece in un sistema più competitivo e con più progetti partecipanti si potrebbe avere. Questo perché? Perché per l'eccesso di burocrazia quasi il 50% dei progetti rinnovabili non arriva a essere autorizzato, quindi c'è una moria di tutti i progetti e quindi anche di quei 150 gigawatt di richieste di connessione, presumibilmente la metà potranno pensare di arrivare ad AMA, e l'altro 50%, quello che ci arriva però con 6 anni di ritardo, quindi davvero la situazione in questi negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è abbastanza sconfortante. Se continuassimo con la stessa velocità da qui al 2030, gli obiettivi non sarebbero ovviamente raggiunti, perché saremmo a una velocità di circa 1 gigawatt, 0,8 gigawatt, 1 gigawatt all'anno, contro i 7, ormai 8 direi, perché il 2021 volge al termine e non abbiamo notizia di una inversione di tendenza. Ecco, con questa velocità gli obiettivi non verranno raggiunti nel 2030, ma verranno raggiunti nel 2090. Così come detto dal PNRR e anche dando atto alle istituzioni di non essere rimaste sorde alle richieste degli operatori e quindi si sono messe in moto con un decreto semplificazioni l'estate scorsa, che purtroppo è stato poco incisivo. Ci si è riprovato quest'anno con un nuovo decreto semplificazioni, decreto legge che è in fase finale di conversione alle Camere. C'è stata una lunga discussione in Commissione Ambiente e Affari Istituzionali alla Camera dei Deputati, che ha portato ad alcune lievi migliorie di un testo che era stato approvato dal Governo e che conteneva, a nostro avviso, luci e ombre, alcune luci sicuramente nella via, nella valutazione di impatto ambientale nazionale, nella commissione PNIEC-PNRR, che dovrebbe dare una forte accelerazione alle valutazioni ambientali dei progetti, a patto, aggiungiamo noi, che quella commissione effettivamente sia dotata di un organico che dovrà sicuramente analizzare un numero abnorme di progetti e quindi sebbene la procedura sia sulla carta molto più veloce, speriamo poi che non si vada ad ingessare perché non ci sono abbastanza risorse umane. E invece il testo emanato dal governo era un po' carente sul tema dell'agrovoltaico, sul tema del repowering impianti fotovoltaici, sul tema del repowering impianti eolici, non perché per quest'ultimo non contenesse una misura, ma perché rispetto ad alcuni coefficienti che permettevano la semplificazione nel repowering non permetteva poi di fatto una vasta semplificazione, ma solo in alcuni casi specifici, e poi non contiene una possibilità di dare un sostegno con la tariffa garantita dei decreti FER anche al fotovoltaico su terreni agricoli abbandonati. Ora, con la lettura alla Camera sull'agrovoltaico, il testo è sicuramente migliorato ed è stato reso più estensivo e in questo modo sarà anche possibile utilizzare i fondi previsti dal PNRR, perché in altro modo quel quanto previsto dal PNRR sarebbe rimasto inattuato, e quindi bene su quello, anche se poteva essere scritto in modo un po' più semplice, ma va bene così com'è. Sul repowering impianti eolici, anche lì qualcosa è stato fatto, è stato quindi aumentata la possibilità per gli impianti più obsoleti di fare investimenti che ne vadano a migliorare le performance anche in termini di potendo agire sull'altezza degli impianti, mentre con il testo emanato dal governo c'erano delle forti limitazioni.
Non è stato fatto niente ancora, ma probabilmente vogliamo credere perché si vuole vedere quale sarà l'impatto dell'agrovoltaico sulla possibilità di utilizzare terreni agricoli abbandonati, incolti o degradati da anni che a nostro avviso potrebbero dare un boost importante al raggiungimento degli obiettivi. Anche perché, ed è l'ultima slide, l'obiettivo di installare 35 gigawatt a terra di fotovoltaico utility scale potrebbe essere raggiunto utilizzando una quantità di superficie agricola veramente trascurabile. Lo 0,3% della superficie agricola totale, l'1,4% se invece restringiamo la nostra visione alla superficie agricola non utilizzata. Quindi stiamo parlando veramente di numeri molto molto limitati e che quando poi ci si trova a confrontarsi con chi giustamente, questo noi comunque come associazione abbiamo avviato da tempo un dialogo, un protocollo d'intesa con Confagricoltura, siamo anche appena usciti con un documento in cui portiamo tutta una serie di proposte concordate con il mondo agricolo che possono favorire una sinergia della produzione agricola e della produzione energetica nel pieno rispetto della produzione agricola che ovviamente ha la priorità. Ecco, comunque riteniamo che dal punto di vista dei numeri non ci sia nessuna ideologia che tenga il discorso mettendosi con raziocinio davanti ad un piano che possa essere sviluppato con un'equa distribuzione ovviamente del contributo tra le varie regioni e tra le varie realtà agricole italiane potrebbe tranquillamente permettere il raggiungimento degli obiettivi. Grazie per l'attenzione e rimango ovviamente a disposizione per qualsiasi domanda o richiesta di chiarimento. Ringrazio Andrea. Sappiamo bene che il tema da lui toccato è il grande punto interrogativo che rimane rispetto agli obiettivi che dobbiamo raggiungere al 2030. E mentre ricordava l'intesa raggiunta con Confagricoltura, mi veniva in mente una dichiarazione di 2 giorni fa della Coltivatori Diretti, della Coldiretti, che certamente non è rassicurante, perché purtroppo anche di questo no, dovremo nel futuro tenere conto. È così, ci sono anime molto diverse. Passiamo all'ultima relazione, dopo richiederemo uno spazio ad alcune domande, sullo sviluppo dei settori produttivi. Cioè, se gli stanziamenti previsti per i singoli progetti, questa è la domanda, sono sufficienti per promuovere lo sviluppo di un settore, su questo interverrà Giovanni Matranga, responsabile organizzazione e formazione di Motuse. Grazie, ingegnere. Confermatemi se mi sentite. Sì. Ok, perfetto. E allora, riuscite a vedere il mio schermo? Sì, vediamo benissimo. Perfetto, ok. Allora, sostanzialmente diciamo la domanda è molto ampia. Io oggi mi voglio concentrare appunto su quello che è l'oggetto di Motuse, cioè la mobilità elettrica. Quindi cercare di capire se appunto gli stanziamenti previsti per i singoli soggetti sulla mobilità elettrica, come anche Federico ci ha parlato, insomma ci ha introdotto, sono reputati da noi sufficienti per sviluppare il settore appunto della mobilità. Innanzitutto voglio parlare anche di che cos'è Motuse, anche per chi non ci conosce. In poche parole, Motuse è la piattaforma per la mobilità elettrica in Italia. Al nostro interno riuniamo associati da vari cluster, che sono appunto i produttori di auto, ad esempio auto e veicoli, i gestori, i charging point operators delle colonie di ricarica. Abbiamo anche tutta la rete, diciamo, la parte di infrastrutturale, sia
delle colonnine dei veicoli, e poi tutta una serie, diciamo, di servizi che sono all'interno della mobilità elettrica, quindi noleggio a lungo termine, assicurazioni, le ferrovie, ad esempio abbiamo vari altri settori. E non solo, al nostro interno abbiamo anche una serie di partner, dalle università alla ricerca e dall'ambiente, proprio perché noi vogliamo effettivamente creare un sistema massa critica per guidare, ecco, lo sviluppo di questo settore. E siamo poi soci, ovviamente, cioè siamo anche soci, diciamo, della Platform for Electromobility e dell'Avere, quindi a livello europeo. Allora, andiamo al dunque. Cosa manca nel PNRR? Cioè, cos'è che sostanzialmente, diciamo, in maniera generale non ci ha convinto più di tanto? Allora, sostanzialmente abbiamo inquadrato un collegamento mancante tra gli investimenti proposti e gli obiettivi già fissati dal governo. Cioè, ricordiamoci sempre che noi abbiamo degli obiettivi che sono stati fissati, ad esempio, dal PNIEC, dal PNIRE, dal Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, ad esempio. Dobbiamo, nel 2030, secondo il PNIEC, dobbiamo avere circolanti 4 milioni di veicoli elettrici a batteria e 2 milioni plug-in hybrid. Oppure dobbiamo incrementare lo shift verso il trasporto pubblico locale, sharing elettrico, o comunque incrementare anche l'energia primaria del 22% nei trasporti che provenga dalle rinnovabili. Senza dimenticare anche le 100.000 stazioni di ricarica, che corrispondono all'incirca 200.000 punti di ricarica da installare al 2030 sul suolo italiano, e l'abbassamento dell'età media degli autobus, che attualmente è negli 11,4 anni, abbassarla a 7,5 anni. In tutto questo si è aggiunto anche proprio recentemente il pacchetto Fit for 55 della Commissione Europea, quindi riducendo ancora più, come abbiamo già visto, le emissioni di CO2, addirittura appunto per auto e furgoni, quindi settorialmente per il settore dei trasporti, dal 31-37% al 55% al 2030, e infine la neutralità, quindi zero emissioni, cioè meno 100% al 2035. E in più la DAFI sta diventando un regolamento con target nazionali di installazioni di infrastrutture di ricarica al 2025, più 1 milione di infrastrutture, più 3,5 milioni al 2030. E in più c'è anche il phase out dai veicoli a combustione interna al 2035, cioè dal 2035 non si potranno più vendere in Europa le veicoli a gasolio, a benzina e altri combustibili fossili. E poi l'altro problema che abbiamo inquadrato è che manca proprio una visione industriale per recuperare un ritardo pesantissimo che abbiamo nel settore automotive. Cioè, a quel momento l'Europa oggi è il principale mercato mondiale per i veicoli elettrici. Siamo proprio a dicembre 2020 abbiamo sorpassato la Cina, quindi siamo il maggior mercato dei veicoli elettrici, e noi non possiamo in Italia stare a guardare questa cosa. Quindi dobbiamo sviluppare un'industria e puntare sulla formazione, per la formazione, ecco, l'upskilling e reskilling delle risorse di questo comparto molto importante per il nostro paese. E poi soprattutto manca una visione sulle città e sulla mobilità urbana. Noi ricordiamoci che gli spostamenti entro i 50 km sono praticamente responsabili del 70% delle emissioni di CO2 in città. Quindi non parlare di città all'interno del PNRR è un problema. E poi un altro problema è che a molti è passato sotto gamba, è che manca una coerenza temporale negli investimenti. Non so se lo sapete tutti, ma le somme stanziate nel PNRR dovranno essere spese entro il 2026. Cioè, non ha senso parlare di investimenti che si vedranno al 2040, al 2050, ma dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo pensare a delle spese che siano spese, diciamo, degli investimenti che vengano spesi entro il 2026. E allora, qua non voglio parlare solo di problemi, ma voglio fornire anche delle soluzioni. Noi abbiamo elaborato una proposta che abbiamo inviato al governo per una rimodulazione, ecco, del piano, che in parte è stata, diciamo, accolta parzialmente, su domanda, infrastrutture e offerta. Quindi abbiamo diviso, diciamo, le nostre proposte in tre macro filoni, che
avessero dei, effettivamente anche dei riferimenti sia diciamo a queste problematiche che ho esposto e sia anche ai flagship UE di riferimento. Quindi, ad esempio, andiamo alla domanda. Le misure chiave importanti, una fra tutte, la proroga dell'ecobonus. L'ecobonus è stato molto molto importante perché ha spinto veramente tanto le vendite del settore elettrico in un periodo dove il mercato totale registrava riduzioni del 30% delle vendite rispetto all'anno precedente, nel 2020, quindi rispetto al 2019, e questo dato è stato un booster molto importante. E noi ci auguriamo che questi incentivi diventino strutturali, cioè che i veicoli a zero emissioni, o comunque che abbiano una fascia emissiva tra 0 e 60 grammi per CO2 al chilometro, vengano incentivati fino al 2025. Però poi prevediamo, man mano che si raggiunge una parità di prezzi d'acquisto con i corrispondenti veicoli a combustione interna, che è prevista ad esempio da TNI, ha previsto al 2025-26, una volta che si raggiunge una diffusione massiva, ad esempio potrebbe essere il 15% del mercato, si dovrà seguire un decalage. Cioè un decalage degli incentivi in modo tale che segua un po' l'andamento delle vendite fino a che non scompariranno. Allora, un altro obiettivo importante potrebbe essere quello appunto di rafforzare i fondi messi in campo dal piano per la mobilità sostenibile per l'acquisto di veicoli, di mezzi pubblici, quindi TPL a zero emissioni, proprio per ridurre quell'età media troppo alta che hanno i nostri mezzi. E non sostituire diesel, ad esempio, noi non pensiamo appunto di sostituirli proprio con mezzi completamente elettrici o comunque a emissioni zero. Proprio perché vediamo un possibile, sia perché, ad esempio, acquistare autobus a metano non è a zero emissioni, quindi gli autobus a metano emettono. Poi ci saranno anche sicuramente previste un'accisa sul gas, quindi con un potenziale rialzo, e diciamo che sostanzialmente questo crea anche una maggiore esperienza, una migliore esperienza anche all'interno delle città, cioè una riduzione non solo dell'inquinamento atmosferico ma anche acustico, che è molto importante. E poi migliora la vita di tutti i giorni. E poi un aiuto anche alle flotte aziendali, quindi cercare di aiutare, incentivare anche amministrazioni locali, aziende, diciamo anche nelle consegne, per intenderci anche i corrieri stessi che vengono a consegnarci i pacchi, a che si elettrifichino. E quindi fare in modo che aiutare le imprese artigiane con scarsa liquidità con nuovi fondi. E l'altra faccia della medaglia importante sono le infrastrutture di ricarica. E sostanzialmente noi abbiamo pensato a una proposta sia per le infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico, quindi pubbliche, e sia per quelle private o aziendali. Innanzitutto, e confermo quello che ha detto Federico, c'è una necessità pazzesca di high power chargers, perché sono quelle che non solo sulle autostrade, non solo sulle autostrade, sulle strade extraurbane, ma anche in alcune aree urbane sono importanti. Perché? Sia perché abilitano, diciamo, la possibilità di fare dei viaggi lunghi, ad esempio per le famiglie, no? E poi anche perché danno la possibilità ai veicoli della logistica, in contesto urbano, di ricaricarsi velocemente e ripartire. E poi è importante un aumento della capillarità anche delle zone che sono poco coperte, e poi noi abbiamo ad esempio stimato al 2030, abbiamo fatto delle stime sui punti di ricarica al 2030, ci aspettiamo 100.000 punti di ricarica, che abbiamo previsto in rialzo, perché verranno rialzate a settembre, ne faremo un'ulteriore stima, adegueremo i nostri scenari con i nuovi stimoli che vengono ad esempio dal Fit for 55. E poi è necessario anche, una cosa che ribadiamo su tutti i tavoli, un meccanismo di cofinanziamento mirato agli operatori di mercato, che deroghi al sistema degli aiuti di Stato, un po' quello che è successo in Germania. E il ruolo delle regioni e dei comuni deve essere quello di pianificare il fabbisogno dei punti, e aprendo procedure di evidenza pubblica, e monitorarne gli avanzamenti. Su invece, per quanto riguarda la parte pubblica, secondo noi è importantissima l'estensione al 2026 appunto per gli incentivi di acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica private, wallbox o comunque colonnine all'interno dei condomini. Noi abbiamo fatto diversi webinars anche per questo. Ha un credito di imposta pari al 50% per le imprese,
E poi appunto fare in modo che questa, l'infrastruttura di carica si possano diffondere nei centri logistici e nei nodi di consegna. Per ultimo, l'offerta, anch'essa molto importante e molto vasto come tema, perché qui stiamo parlando proprio di una trasformazione praticamente industriale che non riguarda solamente il settore automotive, ma riguarda tantissimi altri settori. Ora, uno fra tutti, ad esempio, una proposta è il fondo per la creazione di poli di produzione di celle a ioni di litio per la trazione, in pratica la Gigafactory. Cioè, noi avendo ormai, diventando il primo mercato mondiale, avendo superato la Cina, dobbiamo pensare a produrre delle Gigafactory sul nostro territorio, sul territorio europeo, ma anche su quello italiano. Perché, ad esempio, una stima di uno studio recente di BCG stima appunto che la produzione di 740 gigawattora di batterie in Unione Europea porterebbe a più di 60.000 posti di lavoro al 2030. Quindi destinare, una proposta appunto nostra, destinare un nuovo ICEI sulle batterie da 1 miliardo da integrare con risorse di costruttori italiani ed esteri, che consenta diciamo di creare una capacità produttiva all'interno dell'Italia di almeno 10 gigawattora. E anche che dando un occhio non solo alla produzione di nuove batterie, ma anche al trattamento del riuso e riciclo di quelle già esistenti. Quindi Second Life è riciclo appunto di metalli preziosi. Poi, ad esempio, il grafico che c'è qui sotto parla praticamente, fa vedere, ecco, è molto piccolo, non si vede molto bene, però dà l'idea di quello che è lo spostamento di competenze da quello che è il mondo oggi dell'automotive a quello che sarà al 2030. Come vedete ci sono tantissimi professionisti, engineer, procurement, produzione, vendite, che si spostano di settore, da un settore ad un altro. Allora, questo è importantissimo calcolarlo, perché l'automotive per l'Italia conta più di circa 5.700 imprese, con un fatturato che rappresenta l'11% del fatturato manifatturiero del nostro paese. Allora non possiamo non prendere l'occasione attraverso la transizione verso la mobilità elettrica per curarci delle competenze di questi lavoratori, del reskilling e dell'upskilling, di questo capitale umano preziosissimo che ci ha reso grandi finora. E poi dare dei credito d'imposta per l'innovazione tecnologica anche alle piccole e medie imprese, quindi piccole e medie imprese tier 2 e tier 3 che stanno diciamo in difficoltà, saranno in difficoltà nei prossimi anni dovuto appunto a questa transizione. Quindi concentrarci sull'innovazione di prodotto più che su quella di processo. Io vi ringrazio, sono a disposizione per qualsiasi domanda. Io grazie. Ringrazio moltissimo Giovanni Mastranga, che ha riproposto una serie di temi che già erano corniciati in alcuni degli altri interventi. Abbiamo tempo solo per una domanda, data l'ora. Io ne ho scelta una, tra l'altro tutte le domande riguardavano SNAM, quindi Dina si prepari perché la domanda certamente riguarda lei. Ne ho scelta una, tra le altre, semplicemente perché replicava sostanzialmente una seconda domanda, quindi è il tema su cui abbiamo avuto la maggiore concentrazione. E la formulo così. È ipotizzabile produrre integralmente tutto l'idrogeno necessario in Italia o è prevedibile importarne una parte dall'estero? Allora, noi stiamo lavorando su tutte e due i fronti. Riteniamo che chiaramente se, come giusto che sia, le rinnovabili per produrre idrogeno siano poi aggiuntive ovviamente, no? A quelle per l'utilizzo diretto dell'energia elettrica verde laddove si possa utilizzare in maniera diretta senza passare appunto dall'idrogeno, richiede comunque sicuramente una grossa penetrazione delle rinnovabili. Ci sono, come dicevamo, dei punti di vista diversi sul fatto che sia possibile internamente costruire e avere tutte le rinnovabili in loco.
Diciamo che noi teniamo aperti tutti e due i fronti perché riteniamo anche che ci sono dei paesi con un potenziale molto alto di produzione che sono in qualche modo raggiungibili, anzi già raggiunti da infrastrutture esistenti, e quindi non abbiamo mai, abbiamo sempre parlato della potenzialità di sviluppo in Nord Africa e quindi della possibilità poi di integrare attraverso l'infrastruttura principale, la backbone che abbiamo in Italia, che chiaramente col tempo, al decrescere delle necessità di gas naturale in Italia, che chiaramente diminuiranno per poi venire incontro a quelli che sono gli obiettivi di decarbonizzazione del paese, potranno liberare spazio e capacità per retrofittare, diciamo, una parte, segregare una parte dell'infrastruttura per il trasporto dell'idrogeno. Quindi, diciamo, non si tratta solo di blending, visto poi nelle domande che c'era anche qualcosa di questo tipo, non si tratta solo di blending, ma si tratta anche di dedicare e segregare una parte dell'infrastruttura per il trasporto dell'idrogeno. Io ringrazio. Nel frattempo sono arrivate altre domande, ma direi che il tempo purtroppo non ne abbiamo. Per continuare, il tempo sta per scadere, ringrazio tutti i relatori e mi limito a una conclusione molto, molto sintetica. Più o meno tutte le relazioni, almeno la maggior parte delle relazioni che abbiamo sentito questa mattina, hanno messo in evidenza un dato, che certamente il piano nazionale, il PNRR, è stato positivamente recepito a Bruxelles perché sostanzialmente ha riguardato un'ampia e convinta apertura di credito a chi oggi gestisce la governance di questo piano. Questo è il dato di fatto. Ovviamente questo credito può durare, ma non può durare in eterno. Se non riusciremo, e questo è un compito che ci coinvolge tutti, ma non principalmente chi è implicato direttamente nella realizzazione del piano, ma tutte le condizioni al contorno che devono consentire, no, la sua realizzazione, se non ci sarà una assunzione di responsabilità, e in questo caso non di Tizio, di Caio, di Sempronio, ma della comunità italiana in tutte le sue articolazioni, in tutte le istituzioni, in tutti i portatori di interesse, per consentire e facilitare la realizzazione di questo piano, noi avremo sprecato un'occasione irripetibile che non si presenterà più nei nostri confronti. Stamattina abbiamo visto che le competenze ci sono, che le indicazioni per gli obiettivi da realizzare ci sono, che il problema non sono le risorse finanziarie, il problema è la capacità di rispettare tempistiche che, diciamocelo francamente, non sono consuete nel sistema italiano. Per cui, al di là dei progetti, e qui chiudo ringraziando tutti, al di là dei progetti avrà una rilevanza decisiva la realizzazione di tutte le riforme di accompagnamento al PNRR. Le prime avvisaglie dimostrano che non sarà facile. Come è stato notato in particolare da Andrea Zaghi, già la riforma degli iter autorizzativi è parziale. Sulla riforma della giustizia già vediamo delle difficoltà. Su altri aspetti, altre riforme che erano previste essere approvate prima dell'estate sono già state rinviate in autunno. Ce ne sono alcune
che io considero decisive. Ne cito solo una per non portarvi via, perché ormai il tempo è praticamente scaduto: la riforma della pubblica amministrazione. Senza una riforma che non sia qualche piccolo ghiribizzo, qualche piccolo aggiustamento, che abbia una pubblica amministrazione in, non solo liberata dal punto di vista formale dagli impacci che ha adesso, da cui va liberata, ma anche rafforzata con nuove competenze, con nuove capacità, con nuove modalità di intendere la funzione della pubblica amministrazione, certamente il piano sia, e parlo di quella centrale, ma anche e direi soprattutto di quella periferica, dove si incontrano molte volte le massime difficoltà. Senza di questo il PNR e ovviamente anche una giustizia soprattutto civile, no? Che funzioni rapidamente, tutta la serie di altre cose, difficilmente noi arriveremo in fondo. Su questo, evidentemente, con le nostre forze, anche l'Associazione Italiana e con economisti dell'energia, che ringrazio a tutti per la partecipazione e per l'ascolto, non mancherà di fare sentire il proprio supporto e la propria voce. Grazie e buone vacanze a tutti. Arrivederci. Grazie mille, arrivederci a tutti. Grazie mille. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti.